il monumento di Gutenberg, cioè l'inventore della stampa a caratteri mobili, di cui abbiamo qui due epigoni, due rappresentanti, due allievi importanti dei nostri tempi. Ecco, quella cosa lì è una cosa che gli studiosi, dico quello che mi ricordo degli studi universitari, dicono che ha plasmato la nostra civiltà insieme a molte altre cose che siamo soliti ritenere come radice della civiltà europea ed occidentale. Se non ci fosse stata l'invenzione della stampa a caratteri mobili, probabilmente non avremmo avuto la scienza che abbiamo conosciuto, non avremmo avuto la tecnologia che abbiamo conosciuto, non avremmo avuto le democrazie che abbiamo conosciuto, i parlamenti e i diritti. Il nostro pensiero, la nostra civiltà sono stati plasmati anche da questo torchio, anche da quest'arte, anche da questo tipo di artigianato, da questo modo di veicolare pensieri, idee, dibattiti e possibilità di confronto tra le persone, possibilità di affermazione della propria libertà, dei propri diritti, delle proprie aspirazioni. Quindi siamo qui stasera facendo cultura con le poche forze che abbiamo per riscoprire da dove veniamo e per cercare di capire dove dobbiamo andare in un tempo che ormai è digitale e touch, ma non deve considerare Joseph e Alberto come due artigiani un po' eccentrici, deve, come due dinosauri, deve considerarli come due rappresentanti di una cosa che ci ha dato gli aspetti, gli elementi, i fondamenti migliori di quello che noi siamo oggi.